vorrei altri due. Dai, è vero, è una buona idea secondo me. Torniamo su, che si è fatta male la zampa. Secondo me è arrivato il momento di farle saltare anche l'altra caviglia. E poi vediamo un po' cosa succede. Magari cammina con, direttamente con... E via, andiamo. Ma sì, non ti preoccupare, ci penso io, scimmia. Non aver paura, dai, ti curo io, scimmia. Lo so come si gioca a sto gioco. Ma so come si gioca a sto gioco, tranqui. Sì, sì. Eccoci qua. Eccoci qua. Brava, brava, chiama. Eccoci qua. Riposiamo un pochino. Ah, ma la gamba va a posto. No, se la gamba va a posto, no. Non vogliamo che la gamba vada a posto. Oh! Si è rotta la gamba! Ah, prima era slogata. Adesso devo... Adesso dobbiamo spezzare. Vabbè, dai. Ma che sarà mai? Fai un bagnetto, cazzo te ne frega. Metti un po' d'acqua, dai. Questa qua è pulita. Questa è buona, secondo me. Stagnant water source. Ma se è acqua stagnante, secondo me è buona. Io la bevo. Nel dubbio. Io la bevo. Tanto la beve la scimmia. A me che cazzo me ne frega a me. Io sono in cripta. Bevi, bevi. Questa ti fa bene. Ti mette a posto la zampa. Questa ti mette a posto la zampa, secondo me. Aia. Aia, è successo qualcosa. È successo qualcos'altro, raga. Tanto che... Oh! Oh! Ma che siamo impazziti? Fa cocero. Questo qua bisogna lottare. Alcune volte, scimmia, nella vita, io te lo dico, nella vita a volte bisogna confrontarsi anche con la forza. Io te lo... Oh! Nella vita bisogna confrontarsi anche con la forza. Bravo, bravo, bravo. E ci vai sotto, di testa qua, di testa, vai. Ma cosa fai, scimmia? Pensavo fossi un duro. Ma va, guarda come ti sei conciato, guarda come ti sei conciato. Ma ti sembra possibile vivere così? Ma ti sembra possibile? Ma va, non si può andare avanti così. Qua mi sa che è arrivato il momento di fare una visita alla tigre denti a sciabola. E quella lì è amica tua, quella lì ti mette a posto tutto, guarda, ti fa passare anche il dolore alla gamba. Che facciamo qua? Ci buttiamo giù? Brava, andiamo, dai. È stanca sta scimmia, è stanca, vedo che sotto lampeggia il rosso, è stanca. Secondo me ha sete. Raga, secondo me ha sete sta scimmia. Secondo me ha sete, raga. Mamma, com'è dolorante sta scimmia. Com'è dolorante. Guarda la poverina, guarda. Dov'è che... Mamma, com'è dolorante. Dov'è, guarda. Dov'è che... Mamma mia, proprio una stanchezza. Manca un giulicchio l'altra sera quando siamo usciti. Guarda, madonna e benedetta, andò a bere quel cocktail. Puttana maiora. La scimmia che sta in cielo. Poverina però con la gamba rotta, raga. Poverina. Un po' spiace. Lo dopamina. Aspetta, dai, alzo il telefono e chiamo un amico mio. Ti risolve tutto, Brucis. Dai. Sta male la scimmia, c'è proprio palla rossa, raga. Completamente, palla rossa. Vabbè. Basta, porrò fine alle tue sofferenze. Troviamo la sequoia più alta. Andiamo più in alto possibile. Poi ti butti giù. Isteria! La scimmia è diventata isterica, raga. Isterica. Ah, è tornata indietro la scimmia. Vabbè, però a me stava simpatica sta scimmia. Vabbè, cambiamo scimmia, dai. Vediamo qualcun altro. Un survival. Gioco è difficile. Survival è un tipo, una tipologia di gioco che è veramente bella, effettivamente. Bello survival, ci sta. Bello, beh, effettivamente ci sta, bello. No, vabbè, bello. Sapete cosa? Sto gioco qua, cioè, sto gioco qua alla fine è un gioco da giocarsi sul divano, mega schermo, pad, luce bassa, immersivo, bei suoni d'ambiente. Però l'altra roba che voglio dire su sto gioco qua
è che alla fine della fiera, come ho letto in tanti commenti su Metacritic, perché ho dato due letture, cioè, se ci fosse la coop sarebbe figo, sì. Cioè, raga, è una alfa. Cioè, è una alfa. C'è questa tendenza qua a vendere i giochi non completati. C'è la gente che dice, allora ragazzi, la grafica è quello che è, non è neanche il massimo. Però la gente che commenta dice, il gioco non è completato. Cioè, il gioco non è completo. Ha un bel engine, il mondo abbastanza vasto, ma la realtà dei fatti è che non c'è nulla da fare. A parte far morire le scimmie, secondo me, a sto punto. La cosa più divertente è forse far morire le scimmie. Dicono che sia abbastanza ripetitivo. Cioè, nel senso, raccogli l'erbetta. Cioè, praticamente, raga, tutto il gioco è click, usa l'intelligenza, ispeziona, guarda, usa l'intelligenza, guarda, e poi ovviamente c'è una parte creativa in cui devi capire come far interagire gli oggetti, e ci sta, e ci sta. Però se ci arriva una scimmia che è un primate, ci arriva anche una persona. La cosa figa è quando ti evolvi, ma con me le scimmie non si evolvono, perché con me le scimmie sono scimmie, basta. L'uomo è l'uomo e la scimmia è la scimmia. Questi pensano di evolversi, di evolvere a livello mio, si sbagliano di grosso. Le scimmie sono scimmie, restano scimmie e sono degli animali, e l'uomo è l'uomo, quindi poche cazzate qua. Stai a vedere che la scimmia è bella quando li fa quello che gli dicono gli esseri umani, perché altrimenti diventano pericolose. Sannabat, capito? Lo dice anche, lo dicono anche in Gomorra, hai capito? La scimmia deve stare calma, la scimmia. Se ti faccio questo, c'ha due pure due bellezzine, c'ha sta scimmia. Oh, 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 gli piace, raga. Ma non gli piace più. Oh, ma che è? Mi sembra più difficile quando vado, quando andavo in discoteca a ballare a Plastic, figa, queste qua, minchia. Oh, se la tirano però ste scimmie, raga. Se la tirano. Devi fare il giaciglio per bombarla. E qua il giaciglio. Allora vieni qua, dai. Oh. C'è questa qua è una seconda, una terza solida, io te lo dico, Bruce. Buone, buone ste, buone ste pulcette, buono raga, qua la scimmia ha battuto la mano, qua lo spot è buono, lo spot è caldo. Big spot raga. Attenzione, ci stiamo arrivando pian piano. Ciao musica, se vai via tu, basta, siamo... E siamo una coppia adesso, merda. Callmate! Vieni qua, scimmia! Vieni qua, bella di mamma, che mo... Mate! Ma come? Ancora. Ma questo è come nei film anni 80, che quando c'era la scena di sesso la telecamera si spostava verso la finestra, passava una brezza, si muoveva la tenda e poi era già il giorno dopo. Noi vogliamo vedere le scimmie. Tripletta, raga. E son quattro. Merda, la sfondo sta scimmia. Te sfondo! Merda, tanto a me non me ne frega un cazzo, tanto chiava la scimmia. Io non devo fare niente, basta che clicco col destro. Facciamo make it 5. Ale, andiamo, poker, dai cazzo. Oltre i limiti immaginabili. 6 volte, merda. 3 di fila neanche con disengage in carrozzina. 7. Per ribadire il concetto. 8. Perché stiamo cercando il parto trigimel. Non chiama più la scimmia. Ok, 8. 8, parto 3 gemellare, 9, e poi dopo andiamo a fare il numero pieno, direttamente 10, così la scimmia qua è bella soddisfatta, nessuna pietà. Quante ore è che sta chiavando la scimmia? Sono le 20, guarda quanto. Ah, quanto è che dura la chiavata della scimmia? Dalle 33 alle... Mezz'ora? Minchia, più della maggior parte della gente in chat, raga. Minchia, sta scimmia qua, la decima a mezz'ora. Mazza, oh. Gran scimmia questa, eh. Gran signore, raga. Gran signore. La decima a mezz'ora. Hai capito? Poi vedi, prima, hai capito?
E poi la scimmia prima la femmina mi rompeva le palle, se la menava, no, non mi toccare, di qua di là. Ma se questo qua ti ha coperto per 10 ore, 10 volte, 300 minuti ha fatto. 300 minuti? Eh beh, 300 minuti ci sta. 5 ore, 5 ore. Non ai miei livelli, comunque qualcosa di dignitoso.